E ogni giorno che restiamo dentro l'euro diventa sempre più complicato e che sarebbe molto meno complicato se l'uscita non fosse unilaterale, cioè se ci fosse proprio un'implosione e tutti gli stati tornassero alla loro moneta nazionale, sarebbe molto più semplice che non l'uscita singola come è stata la Brexit, che bisogna andare a vedere trattato per trattato. Se appunto l'euro implodesse e tutti tornassero alla loro valuta nazionale, basta, non c'è più l'euro, cioè non dobbiamo contrattare con un'entità qualche cosa. Ognuno torna alla propria moneta nazionale, ognuno ha il suo proprio debito pubblico, perché non è che entrando dentro l'euro il debito pubblico è stato così inglobato nell'Europa. Il debito pubblico italiano è italiano, il debito pubblico tedesco è tedesco, quindi insomma certe cose sono anche semplici da capire, no? Però ripeto e concludo, se mi si chiede se è semplice, banale uscire dall'euro, oggi decidiamo di uscire dall'euro, domani siamo già fuori. Rispondo anch'io no, sarà molto complicato perché le procedure saranno lunghe e bisognerà raggiungere diversi accordi prima di farlo. Ma dire che se usciamo dall'euro dobbiamo dichiarare default è una sciocchezza assoluta, che non so da dove l'abbia presa, insomma, comunque è una sciocchezza. Non solo non dobbiamo dichiarare default, ma uscendo dall'euro e quindi riprendendo la nostra moneta giustamente valutata, la nostra economia ne beneficerebbe immediatamente, immediatamente. Quindi immediatamente troveremo una situazione economica migliore, altro che default.